Il linfoma non Hodgkin è una malattia tumorale, forse meno conosciuto al pubblico rispetto ad altri tumori, ma non è raro. Vengono colpiti circa 13.000 persone all'anno in Italia e si possono differenziare tumori che derivano dalla trasformazione neoplastica di linfociti B e quelli dei linfociti T. La grande maggioranza sono linfomi non Hodgkin tipo B. Per la diagnosi ci vuole un esame istologico, una biopsia di un tessuto che è stato infiltrato dalla malattia, che classicamente è un linfonodo, perché colpiscono le ghiandole linfatiche, oppure può essere anche tessuto fuori dal sistema linfonodale, così extranodale. Esistono più di 40 diversi tipi di linfoma non Hodgkin. La classificazione dei linfomi diventa sempre più complicata, cambia continuamente nei decenni, anche grazie alle nuove tecnologie diagnostiche, prima con gli anticorpi monoclonali, poi con la biologia molecolare, si riescono a differenziare tanti diversi tipi che hanno anche un impatto sulla prognosi e sulla gestione, sui schemi terapeutici da applicare. Purtroppo non siamo ancora al punto che possiamo applicare sempre una terapia a bersaglio per ogni tipo di linfoma, ma sicuramente la ricerca che identifica i nuovi bersagli risulterà poi in nuovi farmaci che poi possono essere attaccati con delle terapie mirate. In questo momento abbiamo una terapia classica, chemioterapia classica, questo è lo schema CHOP che utilizziamo per una grande maggioranza dei linfomi non Hodgkin, a quale per i linfomi di tipo B possiamo aggiungere l'anticorpo monoclonale e l'anti-CD20, il rituximab. Allora, il rituximab che da 20 anni abbiamo a disposizione, che utilizziamo, viene somministrato classicamente in una infusione endovena che dura da 3 a 6 ore, secondo anche la possibilità di trovare un accesso venoso e come tollera il paziente il volume di infusione. Con la nuova formulazione sottocute si riduce il tempo di somministrazione a 10 minuti e questo ha equivalenza di efficacia e sicurezza, che è stato dimostrato in diversi studi randomizzati che la formula endovena e la formula sottocute sono equivalenti. Vantaggio grande della formulazione sottocute è il tempo risparmiato sia per gli operatori sanitari nella somministrazione del farmaco, si riduce, in questi studi è stato valutato la riduzione del tempo del circa 40%, invece per il paziente il vantaggio è ancora più grande, si riduce da una media di 320 minuti di soggiornare al The Hospital per la somministrazione della terapia a solo 40 minuti. Vantaggio per paziente, per accompagnatore, il caregiver, come lo chiamiamo, e anche per la qualità di vita del paziente.